borghi incantati, gioielli naturalistici nascosti tra pianura e collina. Massa Rosa sorge incastonata tra le verdi colline decorate a uliveti che scivolano fino alla campagna massarosese e alla zona paludosa del lago di Massaciuccoli, caro al maestro Puccini. Le cose da vedere a Massa Rosa sono tante: i paesaggi spettacolari a sbalzo sulla Versilia, gli angoli di storia secolare come le antiche rovine di ville e terme romane, le pievi romantiche e i villaggi preistorici, oltre alla natura variegata del lago di Massaciuccoli, i suoi scorci e lo spettacolo dei campi coltivati dalle aziende eccellenze locali. E proprio le piccole filiere d'eccellenza, dall'olio d'oliva alla viticoltura, dalla pastorizia alle piante officinali, dai frutteti al miele, sino alla floricoltura, sono le protagoniste del percorso La Via delle Erbe e dei Fiori. Un percorso nato per far vivere esperienze sensoriali indimenticabili, un itinerario alla scoperta dei saperi e sapori che aspettano solo di essere conosciuti e valorizzati. Rotocalco Versilia di questa settimana, all'insegna della natura, all'insegna del territorio, all'insegna della valorizzazione del nostro territorio che, come più volte abbiamo detto, non è solo fatto di mare e di sabbia, ma è fatto anche delle nostre splendide Apuane ed è fatto delle colline. Oggi siamo a Massa Rosa e siamo proprio in una delle aziende promotrici di questa manifestazione che andiamo a scoprire e che si chiama La Via delle Erbe e dei Fiori. Un percorso ciclopedonale alla scoperta delle eccellenze agricole ed enogastronomiche di Massa Rosa, nel cuore verde della Versilia, dove tappa dopo tappa è possibile immergersi in coltivazioni spettacolari ed assaporare i prodotti tipici della tradizione di questo angolo meraviglioso di Toscana. Il percorso è in pianura, adatto a tutti, per passeggiate con la famiglia e i bambini, e lungo il quale è possibile visitare le migliori aziende agricole di Massa Rosa, tra le spettacolari coltivazioni, piantagioni di lavanda, eucalipto e piante officinali, oltre a uliveti, vigneti, pescheti e frutteti, terreni coltivati con luppolo, girasoli, zafferano e canapa, fino a giungere alla più grande coltivazione di fiori di loto d'Italia. E poi bambù, fiori, miele, olio e galline ornamentali. Francesco Simi, presidente dell'associazione Versilia Verde Lago. Quando è nata e quali sono gli scopi di questa associazione? L'associazione Versilia Verde Lago è nata nel 2018 con lo scopo di promuovere il territorio di Massa Rosa, un territorio molto ricco da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista naturalistico, geografico e anche con molte tradizioni enogastronomiche, agricole e culturali. Quindi c'era un bisogno raggruppare tutte queste eccellenze sotto un coordinamento, e l'associazione è nata per questo, per coordinare un'offerta anche turistica, perché siamo a ridosso del mare, però abbiamo molte particolarità come le colline e un lago, il lago di Massaciuccoli, che è il lago naturale più grande della Toscana, per cui in questi ultimi tempi, tra l'altro, un po' anche trascurato da un punto di vista dello sviluppo e dello sfruttamento turistico, in seno anche a dei piani di naturalistici, ecologici, eccetera, eccetera. E tra l'altro il territorio di Massa Rosa in questi ultimi tempi è stato inserito in un programma più ampio di tutta la Versilia, perché finalmente si sono accorti in Versilia che non c'è solo il mare, ma c'è anche tutto il resto, e il turista ormai non può accontentarsi solo di andare sotto l'ombrellone e stare lì 3 mesi, che è una cosa che non esiste più da nessuna parte, ma ha bisogno di un'offerta a 360 gradi. Ha bisogno di venire qua, andare al mare, però ha bisogno anche la sera di andare nell'entroterra, nei ristoranti dell'entroterra, visitare le colline del circondario e vedere tutte le bellezze che ci sono. Quindi promuovere il territorio con un ampio raggio, quindi tutta la Versilia come minimo, se non tutta la Toscana, è, diciamo, l'obiettivo che ora
tutti stanno perseguendo, anche sotto un nostro invito che molti anni che stiamo ripetendo. Prende il via oggi la Via delle Erbe e dei Fiori, questa iniziativa per lanciare il percorso da visitare, ma che poi prosegue nel tempo. Sì, esatto. Questo è un progetto che prevede la costruzione di un percorso che toccherà tutte le eccellenze di Massarose, le varie aziende agricole, le varie culture che sono lungo il percorso. E questo percorso sarà permanente. In questi giorni lungo il percorso ci saranno anche degli eventi nell'evento che poi non ci saranno negli altri giorni a proseguire, organizzati da alcune associazioni che hanno aderito alla nostra iniziativa. Per esempio c'è Incontrovoci, che è un punto di lettura anche per i bambini, poi c'è un'esibizione di yoga, di benessere in un giardino qui vicino. Questo è un percorso da fare in bicicletta, si parte da qua e poi si fa un percorso e si trovano quali aziende? Sì, è un percorso da fare in bicicletta e a piedi, è un percorso appunto, dicevo, permanente e che ha la destinazione di essere sviluppato per abbracciare poi tutto il territorio. Diventerà come fosse la Via delle Erbe e dei Fiori, come fosse la Via del Vino in molte zone d'Italia, solo che invece di trovare solo le cantine e il vino, troveranno tutte le eccellenze di Massarosa, sia culturali che enogastronomiche che agricole. E lungo questo percorso ci sono alcune aziende agricole che presenteranno i loro prodotti, ci sono esposizioni di olio e degustazione, poi c'è il luppolo, c'è una grande coltivazione di fiori di loto, la più grande d'Italia tra l'altro, e poi altri tipi di culture e poi varie semine che sono state fatte nei campi recuperati dall'abbandono. Tra gli interventi è importante il recupero di terreni agricoli abbandonati lungo il percorso, che sono stati ripuliti da erbacce e rifiuti, per poi essere seminati con fiori amici delle api e dell'ambiente, distese di girasoli e facelia. Fiori in grado di attrarre molti insetti per il loro nettare e rigenerare i terreni grazie alle loro caratteristiche naturali. Non poteva mancare l'enogastronomia, altra eccellenza del territorio, e l'Associazione Verde Lago ha indetto un concorso per la selezione e premiazione di 3 migliori piatti tipici, alla quale hanno aderito i ristoranti soci dell'associazione. Presidente dell'associazione a livello nazionale, ma con l'azienda Massarosa. Sì, è una piccola azienda di produzione e ci divertiamo a fare queste cose in giro per l'Italia per promuovere il fiore italiano. Una manifestazione che ci è stato chiesto di intervenire, siamo stati lieti di poter dare un aiuto a questo comune per riempire una giornata così carina con queste bellissime ragazze che potete vedere. E beh, da stamani mattina alle 8 che fioristi che sono venuti un po' da tutta Italia, perché sono venuti da Pavia, sono venuti dagli Abruzzi e quindi abbiamo realizzato questi abiti con fiori locali, quindi con produzioni di aziende proprio anche di Massarosa. La più rappresentativa penso che sia quella di Carla Lazzotti, che coltiva a livello europeo il fiore di loto, che è conosciutissima, e c'è un abito realizzato appunto con i suoi prodotti. Gli altri abiti: abbiamo usato limonium, abbiamo usato craspedi, abbiamo usato matricarie, che sono fiori tipici di questo periodo coltivati nelle aziende qui in zona, ma anche in tutta Italia. Questa è una zona dove la floricoltura è forte, non solo nel comune di Massarosa, ma in tutta la Versilia. Beh, diciamo che ha una storia forte. Adesso c'è stato un po' di
problematiche dovute al Covid l'anno scorso, le aziende soprattutto di produzione di fiori recisi hanno avuto un grande problema, hanno buttato via veramente tantissimo. Adesso c'è una ripresa anche dal punto di vista dei prezzi sui mercati nazionali e internazionali, c'è un po' poca produzione. Il problema purtroppo è che con questo perdurare di vincoli e di chiusure dovute agli eventi si sono spostati ormai tutto a luglio, agosto e settembre, e noi siamo carenti di produzione in questo periodo e quindi si avvantaggeranno sostanzialmente le produzioni del Nord Europa. Questo un po' ci dispiace, però purtroppo non possiamo fare diversamente. I giorni dell'inaugurazione, durante i quali il centro storico di Massarosa e le vie del percorso si sono vestite a festa, è solo l'inizio di un percorso che resterà fruibile tutto l'anno, offrendo fioriture diverse ad ogni stagione da scoprire sul sito della Via delle Erbe e dei Fiori. Elena Giannini è una delle promotrici, è una titolare di azienda promotrice di questa manifestazione che vuole proprio far conoscere tutto il territorio, le aziende del territorio e le meraviglie che ci sono. Che cos'è la Via delle Erbe e dei Fiori? La Via delle Erbe e dei Fiori è un progetto di marketing territoriale promosso dalla Versilia Verde Lago, che vede proprio oggi la sua inaugurazione. Un progetto che parte dal territorio, dalle filiere agricole e che praticamente vede coinvolte tutte le attività commerciali del territorio, in particolare la ristorazione. Infatti è stato indetto anche un concorso enogastronomico in queste giornate per la creazione di un piatto innovativo. E anche tutta una forma di turismo lento, diciamo. Proprio oggi si è svolto anche un concorso floreale, proprio per far sì che questa manifestazione praticamente sia la manifestazione a 360 gradi di quelle che sono le bellezze di Massarosa, le eccellenze di Massarosa. Che cos'è il turismo lento? Il turismo lento è una maniera di poter vivere il territorio fermandosi, osservando il territorio, uscendo dalla frenesia del quotidiano e apprezzando quelle che sono soprattutto sia le attività agricole e a tutto tondo, insomma, diciamo, ma anche quelli che sono gli aspetti ambientali legati a un territorio. E quindi, diciamo, andiamo a vivere proprio, come dicevo prima, il territorio a 360 gradi, proprio un'esperienza, un'immersione completa nella natura. Un turista che si trova in spiaggia dalle nostre parti e che guarda la nostra TV, essendo sul canale 10 è anche facilmente fruibile, come fa per fare questo percorso e per venire a Massarosa? Cosa deve fare? Ma come dicevo, oggi diciamo il giorno zero di questo percorso, la Via delle Erbe e dei Fiori, che è un percorso che sarà fruibile tutto l'anno ed è possibile vedere una mappa che è stata creata e che viene aggiornata continuamente su un portale creato ad hoc, che è www.laviadellerbedefiori.it, dove è possibile vedere sia la mappa delle aziende che in quel periodo hanno le porte aperte, sia tutta una serie di eventi enogastronomici e non solo, che sono collegati alla tematica della Via delle Erbe e dei Fiori, quindi proprio alle eccellenze del territorio. Per sviluppare e portare avanti negli anni un'iniziativa di questo tipo sicuramente ci vuole tanto supporto da parte delle aziende che espongono, delle aziende che vengono visitate dal percorso a piedi o in bicicletta, ma non solo. Sì, sicuramente l'impegno delle aziende è stato fondamentale, anche di tanti volontari, ma soprattutto è stato determinante il contributo in primis della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, della Regione Toscana, di Coldiretti Lucca, di Sapori di Campagna, della Confcommercio e della Camera di Commercio di Lucca, di Vetrina Toscana, della Regione Toscana, di Slow Food, dell'AFI e del Consorzio di Bonifica, nonché il patrocinio del Comune di Massarosa.
E l'ultima cosa che ci piace ricordare è che questo percorso va avanti sempre. Sì, certamente l'obiettivo è quello di non praticamente concludere il ciclo con queste 4 giornate di apertura e di inaugurazione, ma tutto l'anno.